Saluta Samu. Ciao. Allora, oggi cosa facciamo? I pancake. Bravissimo. Allora, diciamo che non è una vera e propria ricetta pancake, infatti, che non me ne vogliate. Ma ho trovato questo super preparato per i pancake all'Odistore, che è questo magazzino comunque molto grande di vendita, vero Samuele, dove vendono tutte le caramelle, i pasticcini, le brioche e anche il salato. In più c'è una parte frigo dove vendono i tortellini, le patatine, bravissimo Sami, le patatine e la Nutella, poi hanno anche quella Nutella tipo del Mars, del Bounty, che dobbiamo assolutamente provare. E poi la Nutella bianca e quella nera che è buonissima. Beh, perché tu le conosci, vero? Sì. Perché fai colazione come tu, con pane e? Nutella. E con quello bianco. E con quello bianco, che è un pochino più dolce, però è buono. Allora, questo è il preparato. E ci servono solo pochi ingredienti, adesso sperando di non far cadere tutto. Allora, Samuele, ci serve un uovo, 150 ml di latte, 30 g di burro fuso. In una ciotola mescolare il preparato con il burro, il latte e le uova in modo da ottenere un impasto omogeneo. Cuocere in padella antiaderente abbondantemente. Allora, questi qui sono al gusto caramello, quindi mi auguro poi di non dover aggiungere, normalmente si aggiungono questi sciroppi, insomma, che poi a Samuele di sicuro non piacerebbero. E niente, incominciamo. Avrò il mio aiutante cuoco, vero, che è appena tornato dall'asilo. Hai lavato le mani? Dimmi. A vecchi tempi mi hanno dato pure mi hanno dato il cappello del cuoco, vero? Sì, perché l'anno scorso come si chiama? Il mestolo, no, il cos'era? Il mestolo? No. No? Era il grembiule? No. E non ce lo ricordiamo. Poi se ci viene in mente glielo diciamo. Ah, va bene? No. Quello lì della non andare via. Quello lì così attaccato. Il grembiule si chiama. Sì, il grembiule dello chef. Allora adesso sì, è vero, però la mamma l'ha messo via perché è tra le cose da ricordo, da tenere per ricordo. Allora, dietro di me ci sono ancora sulle sedie, quindi adesso abbassiamo tutto, vero Sami? Non le vedo. Non le vedi qua? Abbassiamo tutto. Dove? E ci mettiamo all'opera. Le. Ok? Sono le. Hai lavato le mani, Sami? Sì, bravissimo. Allora, profumano, bravo. Partiamo. Allora, volevo farvelo vedere da vicino. È così. E dietro c'è ci sono gli ingredienti, come insomma come bisogna preparare i pancake. La cosa bella è che comunque è una bottiglia così di vetro e secondo me è un'ottima idea regalo, vero Sami? Sì! 30 grammi di burro fuso. 30 grammi di burro. Oppure però c'è scritto oppure 24 grammi di olio di oliva. Dopo ti faccio mettere a te l'uovo. Ecco, ne ho messi 35. Bevino un po'. No, direi anche. Fai gli sciacqui. Cosa direi... stai facendo? Non ce guarda, la guarda che brava. Guarda, Saranno 30. 30. Sì, ma aspetta, perché l'olio rimane sulla tazza, è denso. Ora che scendi dal peso, devi aspettare. È come l'olio dei mezzi. 25, perfetto. Poi... cos'è che dice? In una ciotola mescolare il preparato con il burro oppure olio, il latte e l'uovo in modo da ottenere un impasto omogeneo. Sta girando, mamma. Lo versi tu qua dentro, Sami? Sì, vai. Ma tutto? Tutto devi metterlo. Versiamo. Annusa, mamma! Sì, Allora. Annusa, mamma! Adesso annuso, Aspetta, aspetta, fammi sentire. Che bella questa bottiglietta, Sami. Se vuoi utilizzarla per qualcosa, cos'è che senti? No, è un mix. Allora, tu gira l'uovo, lo rompi, lo metti tu, Samuele? Sì. No. Vai. E seccare. Allora, bravo, battili. Bravissimo. Dita dentro e apri. Bravissimo. Fai vedere come sei bravo, che aiuti sempre la mamma. Ciao, papi.
giriamo, pianino sempre, una manina qua, tieni qua e gira sempre con calma. Abbiamo messo un pochino di burro in maniera tale che poi il pancake non si incollerà alla pentola, anche se questo è antiaderente, ma preferisco sempre metterne un pochino. Dai mamma, mettiamo. Samuele, cosa volevi? Bruciarti il naso? No. No, visto che sei avvicinato così tanto alla pentola. Stavano usando. E cosa? Il burro anche? Sì. Giusto. Vai Samu. Bravi! Ma stiamo facendo le crepe? È come, sì, come quando la mamma prepara le crepe. Ma non sono crepe. No, questi qui sono pancake. Aspetta, Samu, va bene così? Lascialo così la dimensione? Come ti sembra che sia il pancake? Controlla. È un po' molle. È molle? Adesso allora aspettiamo ancora un attimo. E forse poi possiamo girarlo. Mi posso assaggiare un pezzo, Sami? No, sì. Assaggiamo. Tanto quella è mamma la forchetta. È stato tantissimo di caramello, che non sta molto bene con il cioccolato. A te piace lo stesso? E come da mangiare quella? Ma io mangerei così. Quella Nutella.
anche senza. Ma com'è che lo mangia Giorgio? Giorgio? Il pancake, le mangia con sopra... Le banane forse. No, le mangia con gli sciroppi. Cos'è che era? Sai cosa ci metto adesso lì sopra? Il miele. Seduta! Adesso provo a metterci... Aspetta che provo ad assaggiarla così. Quest'anno stasera non ceni. Come sono però? Così da sola è buonissima. Però volevo provare a fare questa cosa. Non riesco a capire. È buona. Con miele? Vuoi assaggiarla? Sì, perché non mi piace più il miele. Perché le vespi, perché le vespi, le vespi fanno con proprio il miele dolce, con proprio il miele dolce, ma non mi piace. Non ti piace? È buonissimo. Vuoi assaggiarla, Pancia? No, me la mangio dopo senza niente. Preferisco un panino col salame a quest'ora. Vuoi provare a metterci il salame tra due pancake? No. Esperimento riuscito. Sono al caramello, vero Sami? Quindi secondo me sono buone anche mi mangiate. Vedete dove sono? No, devi venire più avanti, altrimenti mi nessuno vedete? Ti vede. Vieni più avanti. E devo dire che sono buonissime anche mangiate senza nulla aggiunto. E buone per merenda, comodo un preparato così, perché in un attimo sono pronte, vero Franci? Allora, noi di solito io e Samuele siamo abituati a farle col Bimby. Però non i pancake ma le crepe proprio, perché a Samuele piacciono un sacco. E allora, se devo scegliere tra le due, per quanto mi riguarda, io vado di crepe, perché a me piace che siano molto morbide, mentre il pancake secondo me è per quello che va aggiunto questo sciroppo, per renderlo proprio più, sono molto più spugnose, quindi per renderle più morbide. E cosa dovevo dire? Basta. Quindi adesso mangiamo le ultime. Adesso la prendo anche quella. Raffaele in tutto ciò non si è svegliato, quindi non so se riuscirà ad assaggiarle. L'importante era che noi le provassimo, mamma, perché Samuele da un sacco di giorni che continua. Abbiamo fatto almeno una mini merenda insieme. Francio, vuoi dire qualcosa? Qualcosa. Bene, ok, quindi abbiamo detto tutto. E niente ragazzi, allora a prestissimo, al prossimo video, e vi mando un bacio. Non prendermi in giro adesso, cosa devi dire Franci? Se vi è piaciuto poi aggiungete mi piace e mi raccomando iscrivetevi. Bravo. Thank you.